Qual è la tua prima reazione quando qualcuno dice la parola pidocchi? Che schifo! Sì, esattamente così. Sebbene il genere umano abbia combattuto contro questi parassiti da migliaia di anni, non riusciamo ancora a liberarcene completamente. Allora perché queste piccole bestioline sono così tenaci? Ancora più importante, ci sono dei modi sicuri per sconfiggerli? Avviso spoiler, ci sono. Vuoi saperne di più? Allora resta con me e ti dirò tutto, proprio qui. Iniziamo con le basi. Cosa sono esattamente i pidocchi? Sono parassiti minuscoli che vivono nei capelli umani e si nutrono di sangue. Sembra veramente disgustoso, e lo è. Tutto quello che serve per riempirti di pidocchi in testa è soltanto uno di loro. I pidocchi depongono circa 5-10 lendini o uova al giorno, che si schiudono dopo circa 7 giorni. Quindi un'infestazione non richiede più di 2 settimane. Dopo un mese avresti quasi più pidocchi che capelli. Lo dirò di nuovo, che schifo! I pidocchi sono facilmente trasmessi direttamente da persona a persona, cioè quando tocchi la testa di qualcun altro con la tua testa, o indirettamente, quando condividi un cappello o una sciarpa con qualcuno. Poiché i parassiti sono veramente piccoli, non più grandi di un seme di sesamo, non puoi vederli quando si arrampicano sui tuoi preziosi capelli. E se non riesci a vederli, non puoi impedirgli di trasformare la tua testa nella loro casa. Di solito è questo il problema principale. Non intervieni finché non è troppo tardi. Eh sì, a quel punto può essere davvero troppo tardi. I pidocchi sono estremamente difficili da eliminare, e questo è in gran parte dovuto alla loro tenacia e alla loro misura. Ti ho già parlato di quest'ultimo, quindi parliamo della tenacia. Tutto inizia con un lendine che è semplicemente troppo piccolo e appiccicoso per essere visto ed eliminato. Il pidocchio lo pone proprio alla radice del capello. Se riesce a rimanere in postazione per 7 giorni, si schiude e diventa una ninfa. Un nome così bello per un essere così terrificante, vero? La ninfa inizia a nutrirsi del sangue attaccandosi a uno dei tuoi capelli e ficcando le sue minuscole ma taglienti mandibole nella tua pelle. I muscoli arpioni che hanno sulle 6 gambe aiutano il pidocchio a tenersi ai capelli e ad aggrapparsi come se non ci fosse un domani. In circa 15-20 giorni la ninfa cresce e diventa un pidocchio in piena regola, pronto a fare lendini per conto suo, e quando lo fa, beh, hai capito. Per tutto questo tempo, qualunque cosa tu faccia, probabilmente non riuscirai a vincere contro queste minuscole bestioline. Possono trattenere il respiro per 8 ore, quindi se fai una doccia o un bagno, sicuramente sopravviveranno. E mentre alcuni trattamenti potrebbero effettivamente funzionare, molti di loro sono obsoleti. I pidocchi sono noti per sviluppare resistenza agli insetticidi. Infatti i trattamenti più comuni si basano sugli stessi prodotti chimici utilizzati decine di anni fa, quindi probabilmente inutili. Ormai i pidocchi sono diventati quasi immuni a tutti questi veleni che abbiamo a nostra disposizione. A proposito, c'è un malinteso comune che le persone che non si lavano la testa regolarmente abbiano maggiori probabilità di avere i pidocchi. Questo è totalmente falso. I pidocchi sono dei sopravvissuti nati, quindi è sufficiente toccare la testa di una persona colpita per ritrovarli in testa dopo una settimana. A volte basta indossare il cappello di qualcuno, anche se può succedere raramente. I pidocchi amano i luoghi dove è caldo e umido, e la tua testa e i tuoi capelli sono esattamente il luogo che adorano. Inoltre, c'è molto cibo sotto la pelle. Buono! Nell'abbigliamento, tuttavia, non è così caldo e nemmeno umido come vorrebbero i pidocchi. E non ci sono degli snack qui, ovviamente. Quindi, mentre la durata della loro vita è di circa 30 giorni, è molto minore nei vestiti, circa 1-2 giorni al massimo. Non c'è da stupirsi che saltino appena possono per trovare un posto più accogliente. Se ti stai chiedendo perché sono soprattutto i bambini a prendere i pidocchi, c'è una spiegazione logica. Li vediamo correre intorno al parco giochi e scontrarsi molto spesso. Sarebbe strano se le loro teste non si toccassero, giusto? Se un bambino nel gruppo è già stato colpito, probabilmente tutto il resto del gruppo li prenderà. E non puoi fare nulla per impedirlo se non proibire a tuo figlio di giocare con gli altri. Non si può essere così crudeli. Quindi qual è il modo migliore per affrontare questi fastidiosi parassiti? Certo, puoi sempre raderti la testa e farla finita, ma non tutti sono così audaci da andare in giro calvi. E poiché avvelenarli non è più un'opzione, vale la pena ricorrere a metodi più meccanici. Cioè, gli blocchi la respirazione o semplicemente li togli dai capelli. Il secondo modo è piuttosto rischioso dal momento che non è un metodo infallibile. Anche con il pettine migliore puoi comunque non prendere tutti i lendini, rendendo i tuoi sforzi invano. Se anche una ninfa sopravvivesse al tuo assalto, alla fine diventerebbe un vero e proprio pidocchio che deporrà altre lendini e ricominceresti tutto da capo. I trattamenti più efficaci sono quelli che semplicemente soffocano i pidocchi,
Ci sono diversi spray, creme e shampoo che bloccano le vie aeree dei pidocchi, impedendo loro di respirare. Come ho detto prima, possono trattenere il respiro per circa 8 ore, quindi lascia che agisca per questo tempo e non lavare via il trattamento. So che può essere difficile, ma stai meglio senza i piccoli mostriciattoli in testa, vero? Tuttavia, non basta per eliminare tutti i pidocchi e per dimenticare del tutto questo problema. Avrai anche bisogno di prendere alcune precauzioni aggiuntive per non soffrire di un altro attacco. Prima di tutto, evita di condividere cappelli, sciarpe o altri accessori che vengono a contatto con la testa o i capelli. I pidocchi sono davvero molto appiccicosi e possono saltare in pochi secondi, rovinando la tua vita per settimane. Secondo, se tu o un membro della tua famiglia siete stati colpiti, tutta la famiglia va trattata. Non puoi sapere con certezza se vi siete toccati a vicenda, quindi è meglio stare al sicuro. In terzo luogo, metti gli abiti, gli asciugamani e la biancheria potenzialmente contagiata in buste ermetiche e lascia da parte per almeno 2 giorni interi. Quindi, per stare sicuro, lava tutto in acqua calda. Se qualche pidocchio riesce a sopravvivere alla mancanza di ossigeno, sarà sicuramente eliminato in lavatrice per sempre. Ripeti l'operazione una settimana dopo, finché le ninfe possono essere davvero resistenti a tutto ciò che gli fai. Sì, come ho detto, sono delle maledette piccole bestiacce. Basta ricordare, ogni volta che si utilizza un qualsiasi trattamento per sbarazzarti di pidocchi, utilizza un pettine a denti fini dopo 8 o 12 ore. Anche se i parassiti non sopravvivono al tuo attacco, non se ne vanno via da soli. Sì, dovrai pettinarli via. È un compito noioso, ma è necessario. C'è anche la possibilità che ci siano dei lendini nei capelli, non semplicemente pidocchi adulti o ninfe. Nessun trattamento tranne un buon vecchio pettine può rimuoverli, quindi fai attenzione e prova a prenderli tutti. Se non sei in grado di farlo, ripeti il trattamento non appena i lendini rimanenti si schiudono. Ti aiuterà a evitare che appaiano di nuovo nei capelli, quindi dovrai solo pettinarli via per bene. Se riesci a fare tutto questo con successo, allora congratulazioni! Finalmente ti sei liberato da quei piccoli parassiti che ti stavano avvelenando la vita. Ehi tu, del lato positivo, mi auguro davvero che questa informazione ti sia stata utile. Se tu o qualcuno che conosci ha mai sofferto di pidocchi, quali metodi sono stati usati per eliminarli? Condividi i tuoi segreti nei commenti, qui sotto. Tutti saranno grati per il suggerimento. Se hai imparato qualcosa di nuovo da questo video, non dimenticare di dargli un pollice in su. Condividilo con i tuoi amici e familiari per avvertirli e fai clic sul grande pulsante di iscrizione rosso per rimanere sempre sul lato positivo della vita.